Erano le 10:15 ed Herb Tuklaind stava pensando di chiudere per la notte quando l'uomo dal cappotto elegantissimo e dalla faccia bianca e stravolta fece irruzione nel Tookie's Bar, che si trova nella parte settentrionale di Falmouth. Era il 10 gennaio, su per giù l'epoca in cui la maggior parte della gente impara a infischiarsene allegramente di tutte le buone risoluzioni che ha preso per l'anno nuovo, e fuori tirava un vento di nord-est a dir poco infernale. Prima che facesse notte si era già formato uno strato di 15 centimetri di neve e aveva continuato a nevicare a larghe falde per tutta la sera. Due volte avevamo visto Billy Larry B passare chiuso lassù dentro la cabina dello spazzaneve e la seconda volta Tuki era corso fuori a portargli una birra. Un atto di autentica carità l'avrebbe definito mia madre, e Dio sa se lei ne aveva bevuta ai suoi tempi della birra di Tuki. Billy gli aveva detto che finora erano riusciti a tenere sgombra la strada principale, ma tutte le secondarie erano impraticabili e lo sarebbero rimaste fino al mattino dopo. La radio a Portland prevedeva altri 30 centimetri di neve e un vento di 60 km all'ora. C'eravamo soltanto Tuki e io nel bar, ad ascoltare il vento che ululava attorno alle grondaie e a guardare la fiamma che danzava nel caminetto. «Ti verso il bicchiere della staffa, Booth», disse Tuki, «così poi chiudo bottega». Riempì il mio bicchiere, versò per sé e in quel preciso istante la porta si spalancò e lo sconosciuto entrò barcollando, le spalle e i capelli coperti di neve, come se si fosse rotolato dentro lo zucchero. Il vento spinse dentro una spolverata di neve fine come sabbia, dietro di lui. «Chiuda la porta!» gli urlò Tuki. «È nato in un fienile, lei!» Non avevo mai visto un uomo più stravolto. Sembrava un cavallo che avesse passato il pomeriggio a mangiare ortiche. Roteò gli occhi in direzione di Tuki e disse «Mia moglie! Mia figlia!» Poi si afflosciò al suolo, svenuto. «Santo cielo!» disse Tuki. «Chiudi tu la porta, Booth, per favore!» Andai a chiudere, e spingere l'uscio contro il vento non era impresa da poco. Tuki, ginocchio a terra, stava sorreggendo la testa dell'uomo e intanto gli batteva su una guancia. Mi avvicinai e vidi subito che la faccenda era seria. Aveva la faccia paonazza, ma qua e là c'erano chiazze grigiastre, e quando si è vissuti d'inverno nel Maine, fin dal tempo in cui era presidente Woodrow Wilson, come me, si sa che quelle chiazze grigiastre significano principio di congelamento. «È svenuto», disse Tuki. «Prendi il brandy là dietro il bar, per favore». Andai a prenderlo e tornai. Tuki aveva sbottonato il cappotto allo sconosciuto, che dava segni di riaversi un po'. Aveva gli occhi mezzo aperti e biascicava qualcosa che non si capiva. «Versagliene un dito», disse Tuki. «Soltanto un dito?» «Quella è dinamite», spiegò Tuki. «Non è necessario intasargli il carburatore». Versai un dito e guardai Tuki. Assentì. «Ora versaglielo in gola». Versai. Era una scena piuttosto strana da osservare. L'uomo tremò da capo a piedi e cominciò a tossire. Diventò ancora più rosso in faccia. Le palpebre, un istante prima a mezz'asta, volarono in su come persiane. Ero un po' allarmato, ma Tuki si limitò a metterlo seduto, come un enorme poppante, e a battergli sulla schiena. L'uomo sembrava sul punto di vomitare e Tuki batté con più forza. «Cerchi di tenerlo giù», disse. «Costa caro quel brandy». L'altro continuava a tossire, ma a poco l'accesso si calmava. Lo guardai bene per la prima volta. Uno di città, senza dubbio, e a occhi e croce doveva venire da qualche località a sud di Boston. Portava guanti di capretto, costosi ma sottili. Doveva avere chiazze grigiastre anche sulle mani, probabilmente, e avrebbe potuto dirsi fortunato di non rimetterci un dito o due. Il cappotto era di lusso, niente da dire. Un capo da $300, come ne avevo visti pochi. Portava scarponcini troppo leggeri, che gli arrivavano appena alla caviglia. «Va meglio», disse. «Bene», replicò Tuki. «Se la sente di venire accanto al fuoco?» «Mia moglie e mia figlia», disse lui, «sono là fuori, nella tempesta». «Dal modo come lei è entrato, non ho pensato certo che fossero a casa a guardare la televisione», disse Tuki. «Può dircelo accanto al fuoco molto meglio che qui sul pavimento. Tiriamolo su, Booth».
L'uomo si rimise in piedi, ma gli sfuggì un piccolo gemito e la sua bocca si torse in una smorfia di dolore. Mi preoccupai di nuovo delle condizioni dei suoi poveri piedi e mi domandai perché il Signore avesse sentito il bisogno di creare degli imbecilli che da New York tentavano di girare in auto per il Maine meridionale nel bel mezzo di una tormenta di nord-est. E mi domandai anche se la moglie e la figlia avessero indumenti un po' più pesanti dei suoi. Lo sostenemmo fino al caminetto e lo sistemammo sulla sedia a dondolo, dove usava sedersi sempre la signora Tuki fino a che non era morta, nel 74. Era stata la moglie di Tuki quella che aveva dato il tono al locale, che era stato descritto sul Down East, sul Sunday Telegram e una volta persino sul supplemento domenicale del Globe di Boston. È in effetti più una locanda che un bar, con il suo ampio pavimento di legno a incastro invece che inchiodato, il bancone di acero, l'antico soffitto a cassettoni e il camino di pietra addirittura mostruoso, tanto è imponente. La signora Tuki cominciò a farsi venire idee di grandiosità dopo che era uscito quell'articolo su Down East. Si era messa addirittura in mente di ribattezzare il locale Tuki's Inn o Tuki's Rest. E ammetto che suonano bene, hanno un che di coloniale, ma preferisco il vecchio. Altro è darsi arie d'estate, quando lo stato è pieno di turisti. Altro è farlo d'inverno, quando non c'è che passarsela tra vicini. E ce n'erano state di sere d'inverno, come quella, che Tuki e io avevamo passato insieme, soli soletti, a bere whisky allungato con acqua o a farci qualche birra. La mia povera Victoria era mancata nel 73 e il bar di Tuki era proprio il posto dove andare e dove c'erano abbastanza voci da zittire il ticchettio dell'orologio nel silenzio. Se anche c'eravamo soltanto Tuki e io, era già sufficiente. Non ci sarei andato altrettanto volentieri se il posto si fosse chiamato Tuki's Rest. Lo so che sembra sciocco, ma... ma è così. Sistemammo quel tizio accanto al fuoco e lui cominciò a tremare più forte che mai. Si abbracciava le ginocchia, batteva i denti e qualche goccia di muco liquido gli cadeva dal naso. Credo stesse cominciando a rendersi conto che se fosse rimasto un altro quarto d'ora là fuori, ci avrebbe rimesso la pelle. Non è la neve, è il gelo del vento. Ti ruba tutto il calore. «Dove ha perso la strada?» chiese Tuki. «Una decina di chilometri più a sud». Tuki e io ci guardammo e tutto a un tratto io mi sentii gelare da capo a piedi. «Ma è sicuro?» chiese Tuki. «Ha fatto 10 chilometri con questa neve!» Assentì. «Ho controllato l'odometro quando abbiamo attraversato la città. Seguivo indicazioni precise. Stavamo andando a trovare la sorella di mia moglie nel Cumberland. Non c'eravamo mai stati. Noi veniamo dal New Jersey.» «New Jersey. Se c'è qualcuno più sprovveduto di un newyorkese è uno che viene dal New Jersey.» 10 chilometri. Ne è proprio sicuro?» tornò a chiedere Tuki. «Sicurissimo, sì. Ho trovato la svolta, ma siamo finiti in mezzo alla neve e era tutto...» Tuki lo agguantò. Nel chiarore tremolante del fuoco la sua faccia appariva pallida e tesa. Dimostrava molto più dei suoi 66 anni. «Avete svoltato a destra?» A destra, sì. Mia moglie...» «C'era un cartello.» «Un cartello?» L'altro guardò Tuki senza capire e intanto si asciugava la punta del naso. «Certo che c'era, proprio come sulle mie istruzioni. Seguire Joint Avenue attraverso Jerusalem Slot fino alla rampa d'accesso alla 295. Guardò da Tuki a me, poi fissò di nuovo Tuki. Fuori il vento fischiava, ululava e gemeva attraverso le grondaie. «Perché? Non è la direzione giusta?» «Jerusalem Slot», mormorò Tuki, così piano che si stentava a udirlo. «Oh mio Dio! Che cosa c'è?» chiese l'uomo. Ora alzava la voce. «Non era giusto? Sì, certo, la strada sembrava ingombra di neve, ma pensavo, se qui c'è un paese ci saranno in funzione gli spazzaneve e poi io...» Non completò quello che voleva dire. «Booth», mi disse Tuki sottovoce, «va a telefonare, chiama lo sceriffo.» «Certo», ribatté quell'idiota piovuto dal New Jersey. «Buona idea. Ma insomma, si può sapere che cosa avete voi altri? Sembra che abbiate visto un fantasma.»
Non ci sono fantasmi a Jerusalem Slot, signore, precisò Tuki. Ha raccomandato che rimanessero in macchina. Si capisce, rispose lui e aveva il tono offeso. Non sono mica matto. Beh, questo restava da dimostrare per conto mio. Come si chiama lei? Chiesi, per dirlo allo sceriffo. Lumley, Gerard Lumley. Si rimise a parlare con Tuki e io mi allontanai verso il telefono. Staccai il ricevitore e non sentii altro che il più assoluto silenzio. Provai a battere un po' sui tasti in alto, ma inutilmente. Tornai indietro. Tuki aveva versato a Gerard Lumley un'altra dose di brandy e questa stava andando giù molto più facilmente. «Era fuori?» domandò Tuki. «Il telefono è isolato!» «Porca miseria!» esclamò Tuki e di nuovo ci guardammo. Fuori il vento aumentava di intensità, scaraventando neve contro le finestre. Lumley guardò da Tuki a me e viceversa. «Beh, ma nessuno di voi due ha una macchina!» L'ansia era tornata nella sua voce. «Quelle poverine devono tenere acceso il motore per avere il riscaldamento. Avevo il serbatoio pieno solo per un quarto ormai e ci ho messo un'ora e mezzo per... Insomma, volete rispondermi?» Poi si alzò di scatto e afferrò Tuki per la camicia. «Signore», disse Tuki, «credo che la sua mano sia sfuggita al controllo del cervello». Lumley si guardò la mano, poi guardò Tuki e infine la lasciò ricadere. «Il Maine», sibilò. Lo disse come se stesse pronunciando un'ingiuria sanguinosa. «Sta bene», disse poi. «Dov'è la più vicina stazione di rifornimento? Avranno bene un carro attrezzi». «La più vicina è nel centro di Falmouth», risposi io. «È a quasi 5 chilometri da qui, lungo la strada». «Grazie», fece lui un po' sarcastico e si diresse verso la porta, abbottonandosi il cappotto. «Non sarà aperta, però», aggiunsi. Si girò lentamente e ci guardò. «Che cosa ha detto, scusi?» «Sta cercando di spiegarle che quella stazione di rifornimento appartiene a Billy Larry B e che Billy è in giro con lo spazzaneve, idiota che non è altro», spiegò pazientemente Tuki. «E adesso perché non torna a sedersi qui prima che le scoppi una vena?» L'uomo tornò allibito e spaventato. «Sta forse dicendo che non può, che non c'è...» «Non le sto dicendo niente», lo interruppe Tuki. «Dice sempre tutto lei e se volesse piantarla per un momento, potremmo cercare di riflettere». «Che cos'è quel paese, Jerusalem Slot?» chiese allora lui. «Perché la strada era tutta coperta di neve e come mai non si vedeva neppure una luce accesa?» «Jerusalem Slot è stata distrutta da un incendio 2 anni fa», spiegai. «E non l'hanno più ricostruita?» Sembrava che non potesse crederci. «Pare di no», risposi e guardai Tuki. «Allora, che cosa facciamo?» «Non possiamo lasciarle là», disse lui. Gli andai più vicino. Lumley si era allontanato per andare a guardare fuori dalla finestra. «E se poi sono già state contaminate?» chiesi. «Può darsi. Ma non lo sappiamo con certezza», rispose Tuki. «Ho la mia Bibbia là, sullo scaffale. Tu ce l'hai sempre, la medaglia del Papa». Mi cercai il crocifisso sotto la camicia e glielo mostrai. La maggior parte di noi che abitano nei dintorni di Jerusalem Slot porta qualcosa con sé. Un crocifisso, la medaglia di San Cristoforo, un rosario, qualcosa. Perché 2 anni fa, nell'arco di un malinconico mese d'ottobre, accadde qualcosa laggiù. A volte, la sera tardi, quando i clienti fissi sono radunati attorno al caminetto di Tuki, capitava di parlarne, di girarci attorno col discorso, per meglio dire. Vedete, la gente di quella località cominciò a scomparire. Prima qualcuno, poi di più, poi in numero sempre maggiore. Le scuole chiusero, la cittadina rimase deserta per più di un anno. Qualcuno vi si trasferì. Quasi tutti deficienti venuti da qualche altro stato, come quel bell'esemplare di Lumley, attratto dal basso costo delle proprietà, immagino. Ma non durarono a lungo. I più ripartirono 1 mese o 2 dopo essere arrivati. Gli altri sparirono. Poi la città venne distrutta dal fuoco. Accadde alla fine di un autunno lungo e secco. Si pensò che l'incendio fosse cominciato vicino a Maristen House,
sulla collina da cui si domina Joyner Avenue, ma nessuno sa dire ancora oggi come scoppiò. In seguito, per qualche tempo, le cose andarono meglio e poi tornarono peggio di prima. La parola vampiri l'ho sentita pronunciare una sola volta. Quella sera nel locale di Tuki c'era un certo Ricci Messina, un camionista di Freeport, che aveva bevuto parecchio. Gesù! Si mette a sghignazzare quel fanfarone, un pezzo d'omone in calzoni di lana, camicia scozzese e solide scarpe di cuoio. Possibile che abbiate paura perfino di dirlo. Vampiri! Ecco a che cosa state pensando, vero? Ma per Gesù Cristo in carriola, mi sembrate una manica di ragazzini rimasti impressionati da un film di Dracula. Lo sapete che cosa c'è laggiù a Salem's Lot? Volete che ve lo dica? Volete che ve lo dica? Dicelo, Ricci, gli fa Tuki. Si era fatto un gran silenzio nel bar. Si sentiva la legna scoppiettare nel camino e fuori la pioggia di novembre che veniva giù piano piano nel buio. Hai tu la parola. Laggiù c'è soltanto qualche cane randagio, prosegue Ricci Messina. Ecco che cosa c'è. Qualche cane affamato e qualche vecchia befana che ha la passione delle storie di fantasmi. Per $80 sono disposto ad andarci e a passare la notte in quello che resta di quella casa stregata che vi preoccupa tanto. Allora, che cosa ne dite? C'è nessuno disposto ad accettare la scommessa? Ma nessuno voleva saperne. Ricci era un rodomonte che quando beveva diventava cattivo e nessuno di noi avrebbe versato lacrime al suo funerale, ma neppure eravamo disposti a lasciarlo andare a Jerusalem's Lot dopo il calar del buio. Siete un branco di fottuti, dice Ricci. Ho il mio fucile nel baule della Chevrolet e quello è sufficiente a fermare chiunque a Falmouth, a Cumberland o a Jerusalem's Lot. Ed è là che vado ora, potete giurarci. Uscì sbattendo la porta del bar e per un bel pezzo nessuno disse una parola. Poi Lamon Harry fa calmissimo. Dio di misericordia, questa è l'ultima volta che qualcuno ha visto Ricci Messina. E Lamon, che era stato allevato nella chiesa metodista fin da bambino, si fece il segno della croce. Gli passerà la sbornia e cambierà idea, ci rassicurò Tuki, ma si capiva che era inquieto. Tornerà verso l'ora di chiusura e ci dirà che era soltanto uno scherzo. Ma aveva ragione Lamon quella volta, perché nessuno vide mai più Ricci. La moglie disse a quelli della polizia che, secondo lei, il marito era andato in Florida per motivi di lavoro, ma la verità gliela si leggeva negli occhi. Occhi atterriti, disperati. Poco tempo dopo si trasferì a Rhode Island. Chissà, forse temeva che Ricci tornasse a cercarla in una notte buia. E non sarò certo io a dire che la cosa era impossibile. Ora Tuki mi stava guardando e io guardavo lui, intanto che rimettevo il crocifisso sotto la camicia. In vita mia non mi ero mai sentito così strano o così terrorizzato. Tuki ripeté. Non possiamo certo abbandonarle là fuori, Booth. Già, lo so. Restammo ancora un momento a fissarci, poi lui si protese e mi afferrò per la spalla. Sei un bravo uomo, Booth. Era sufficiente a ridarmi un po' di coraggio. Sembra che, passati i 70 anni, la gente cominci a dimenticare che sei un uomo o che lo sei stato. Tuki si avvicinò all'Amli e disse: «Io ho una grossa fuoristrada. L'accompagnerò fin là». «Per amor del cielo! E perché non l'ha detto subito?» L'Amli si era girato di scatto dalla finestra e ora fissava rabbiosamente Tuki. «Che motivo c'era di perdere 10 minuti a fare chiacchiere inutili?» «Stia zitto lei», sibilò Tuki. Tenga la bocca chiusa. E se per caso le viene voglia di aprirla, si ricordi chi è stato a svoltare in una strada dove non era passato lo spazzaneve nel pieno di una tormenta come questa. L'altro fece per replicare, poi ci ripensò e tacque. Ma gli era salito il sangue alla testa e si vedeva. Tuki uscì per andare a tirare fuori il suo automezzo dal garage. Cercai sotto il bancone la fiaschetta metallica e la riempii di cognac. Pensavo che forse ne avremmo avuto bisogno prima che si concludesse quell'avventura.
una tempesta di neve nel Maine. Vi ci siete mai trovati? La neve viene giù turbinando, talmente fitta e sottile che sembra sabbia, e manda un rumore di sabbia mentre batte sulle lamiere dell'auto o del camioncino. È impossibile usare gli abbaglianti perché mandano un riflesso tale sulla neve che non si riesce a vedere a 3 metri di distanza. Con i fari da città si riesce ad avere una visibilità di 5 o 6 metri. Ma la neve non è ancora niente. È il vento quello che mi fa paura. Quando prende forza e comincia a ululare, sollevando la neve e spingendola attorno in un'infinità di forme strane e facendo un verso che sembra la somma di tutto l'odio, la sofferenza e la paura del mondo. C'è la morte in una tempesta di neve e di vento, la morte bianca, e magari qualcosa al di là della morte. È un grido che fa già paura quando sei al calduccio nel tuo letto, con le coltri rimboccate, le imposte chiuse, le porte sprangate. Quando sei fuori in macchina è molto peggio. E noi eravamo fuori in macchina e stavamo andando a Jerusalem Slot. «Non si potrebbe accelerare un po'?» chiese Lumley. «Per essere uno che è arrivato dentro semicongelato», risposi io, «lei ha proprio una gran premura di ritrovarsi di nuovo a piedi». Mi lanciò un'occhiata tra la perplessità e il rancore, ma si guardò bene dal dire altro. Stavamo viaggiando lungo la strada carrozzabile a una velocità costante di circa 35 km all'ora. Riusciva difficile credere che Billy Larry B fosse passato di là con lo spazzaneve un'ora prima. Si era già formato uno strato di neve fresca di 5 centimetri buoni e il vento ne accumulava altra. Le folate più violente scuotevano l'auto. Le luci dei fari mostravano un nulla bianco e turbinante davanti a noi. Non avevamo incrociato neppure una macchina. Una decina di minuti più tardi Lumley trasalì. «Ehi, che cos'è quello?» indicava fuori dalla mia parte, ma io avevo continuato a guardare davanti. Mi voltai, ma era già troppo tardi. Mi sembrò di vedere una specie di forma afflosciata recedere, allontanandosi dall'auto e scomparendo tra la neve, ma poteva essere frutto della fantasia. «Che cosa? Un cervo?» «Credo di sì», rispose lui un po' scosso. «Ma gli occhi erano rossi». Mi guardava. «È così che appaiono gli occhi di un cervo nel buio?» Il tono era quasi di supplica. «Beh, sì, può darsi», risposi, pensando che poteva essere anche vero, ma ho visto una quantità di cervi nel buio da una quantità di macchine e non mi è mai capitato di notare che gli occhi abbiano riflessi rossi. Tuki non fece commenti. Passò un altro quarto d'ora circa e arrivammo in un punto dove il mucchio di neve a destra della strada non era tanto alto, perché gli spazzaneve di solito sollevano un poco le lame quando attraversano un incrocio. «È qui, mi pare, dove abbiamo svoltato», disse Lumley, ma non sembrava del tutto sicuro. «Non vedo il cartello». «Sì, è qui», rispose Tuki. Aveva una voce che non era più la sua. «Il cartello c'è, ma spunta fuori soltanto la cima». Lumley sembrava sollevato. «Senta, signor Tuklander, mi spiace d'essere stato così brusco prima. Ero gelato, preoccupato e mi stavo dando dell'imbecille in tutti i modi, ma voglio ringraziarvi tutti e due». «Aspetti a ringraziarci finché non le avremo caricate su questa macchina», lo interruppe Tuki. Inserì la trazione su tutte e quattro le ruote e cominciò ad aprirsi il passo attraverso il banco di neve sulla Joyner Avenue, che passa da Jerusalem Slot e sbocca poi sulla 295. La neve si levava in getti dai parafanghi. La fuoristrada tendeva ad affondare un po' nella parte posteriore, ma Tuki guidava nella neve da molti anni. Manovrava, parlava con l'auto come se volesse convincerla e si andava avanti. I fari captavano di tanto in tanto qualche traccia di altri pneumatici, quelle lasciate dall'auto di Lumley, che quasi subito sparivano. Lumley stava tutto proteso in avanti, sperando di avvistare la sua auto. E tutto a un tratto, Tuki parlò. «Signor Lumley, che c'è?» L'altro si era girato a guardarlo. «Da queste parti la gente è un po' superstiziosa a proposito di Jerusalem Slot.
spiegò Tuki, riuscendo a darsi un tono abbastanza normale. Ma io vedevo benissimo le rughe incise dalla tensione ai lati della sua bocca e il modo come i suoi occhi guardavano di qua e di là, continuamente. Se la signora e la bambina sono in macchina, benissimo. Le carichiamo su, torniamo a casa mia e poi domani, appena si calmerà la tempesta, penserà Billy a tirar fuori la vostra auto dalla neve. Ma se non sono in macchina... Non sono in macchina, lo interruppe subito Lumley. E perché non dovrebbero essere in macchina? Se in macchina non ci sono, continuò Tuki senza rispondergli, noi facciamo dietro front, andiamo fino a Falmouth e chiamiamo lo sceriffo. Non ha senso andare vagando alla cieca in piena tempesta di neve, dico bene? Ma certo che saranno in macchina, dove possono essere? Un'altra cosa, signor Lumley, intervenni io. Nel caso vedessimo qualcuno, noi non gli rivolgeremo la parola, neppure se saranno gli altri a rivolgerla a noi. Ha capito bene? Molto lentamente Lumley chiese: ma insomma, che cosa sono queste superstizioni? Prima che potessi dire qualcosa, Dio solo sa che cosa avrei detto, Tuki intervenne: ci siamo. Ci stavamo avvicinando al baule di una grossa Mercedes. L'intero tetto dell'auto era sepolto sotto la neve accumulata dal vento e altra se n'era ammucchiata contro tutta la fiancata sinistra della vettura. Ma i fanalini di coda erano accesi e vedevamo il vapore uscire dallo scappamento. «Non sono rimaste senza benzina, se non altro!» esclamò Lumley. Tuki frenò, poi tirò anche il freno a mano. «Si ricorda quello che ha detto Booth, signor Lumley?» «Certo, certo!» Ma non riusciva a pensare ad altro che alla moglie e alla figlia. Non vedo come si potesse dargli torto del resto. «Pronto, Booth?» mi chiese Tuki. I suoi occhi erano fissi nei miei, truci e grigi nella luce del cruscotto. «Credo di sì», mi risposi. Scendemmo tutti e il vento ci afferrò, gettandoci la neve in faccia. Lumley era il primo, avanzava chino nel vento, mentre il lussuoso cappotto gli si gonfiava dietro come una vela. Proiettava due ombre, una per la luce dei fari di Tuki, l'altra per i fanalini di coda della Mercedes. Io avanzavo dopo di lui e Tuki era un passo dietro di me. Quando arrivammo al baule della Mercedes, Tuki mi afferrò. «Lascia che vada lui!» «Jenny! Franci!» gridò Lumley. «Va tutto bene?» Aprì la portiera dalla parte del guidatore e si chinò verso l'interno. «Va tutto...» Si fermò come impietrito. Il vento gli strappò la pesante portiera di mano, spalancandola completamente. «Dio benedetto, Booth!» esclamò Tuki, poco al di sotto dell'urlo del vento. «Credo che sia caduto di nuovo!» Lumley si girò verso di noi. Aveva gli occhi fuori della testa, appariva atterrito e disorientato insieme. All'improvviso si slanciò verso di noi attraverso la neve, scivolando e andando a rischio di cadere. Mi spinse in là come se non avessi alcuna importanza e agguantò Tuki. «Come facevo a saperlo?» lo investì. «Dove sono? Che cosa diavolo succede qui?» Tuki si liberò della sua stretta e lo spinse in là per passare. Lui e io guardammo dentro la Mercedes. C'era un bel calduccio, ma non sarebbe durato ancora per molto. La piccola luce color ambra era accesa, segno che si era ormai in riserva. La grande vettura era deserta. Sul tappetino, dalla parte del passeggero, c'era una bambola Barbie e una giacca a vento da bambino era gettata sulla spalliera del sedile. Tuki si coprì la faccia con le mani e poi non lo vidi più. Lumley l'aveva afferrato e scaraventato in là, dritto nel banco di neve. Aveva la faccia pallida e stravolta, muoveva la bocca come se avesse masticato qualcosa di amaro, ma non gli riuscisse di sputare. Si chinò dentro l'auto e afferrò la giacca a vento. «La giacca di Franci!» lo disse quasi bisbigliando, poi forte, urlando come un pazzo. «La giacca di Franci!» Si voltò, tenendola davanti a sé per il cappuccetto orlato di pelliccia. Fissava me, attonito e incredulo. «Non può essere in giro senza giacca a vento, signor Booth, ma morirà di freddo!» Il signor Lumley mi piantò in asso e arrancò oltre, sempre reggendo la giacca a vento e chiamando «Franci! Jenny! Dove siete? Dove siete?»
Diedi una mano a Tuki per aiutarlo a rimettersi in piedi. Ti sei fatto... Non pensare a me, disse lui. Dobbiamo assolutamente fermarlo, Booth. Lo inseguimmo con tutta la rapidità possibile, che non era molta, dato che in certi punti affondavamo nella neve fino ai fianchi, ma poi lui si fermò e potemmo raggiungerlo. Signor Lumley, cominciò a dire Tuki, posandogli una mano sulla spalla. Da questa parte, indicò Lumley. Sono andati di qui, guardate! Guardammo in giù. Eravamo in una specie di avvallamento e il vento ora ci passava sopra la testa. In effetti si vedevano due serie di orme, una grande e una piccolina, che stavano riempiendosi di neve. Se fossimo arrivati 5 minuti più tardi, non le avremmo trovate più. Lumley ricominciò ad allontanarsi a testa china, ma Tuki lo afferrò, trattenendolo. «No, Lumley!» Lumley girò la faccia disperata verso Tuki e mostrò il pugno. Stava per sferrarlo, ma... qualcosa nell'espressione di Tuki lo fece esitare. Guardò da Tuki a me e viceversa. «Morirà di freddo!» disse, come se fossimo un paio di bambini stupidi. «Non lo capite? È senza giacca e ha soltanto 7 anni!» «Potrebbero essere ovunque!» disse Tuki. «Non può seguire quelle orme. Tra pochi istanti la neve le cancellerà del tutto!» «Che cosa mi consiglia di fare, allora?» urlò Lumley con voce stridula, isterica. «Se torniamo indietro per avvisare la polizia, la bambina morirà congelata e anche mia moglie!» «Potrebbero essere già congelate», spiegò Tuki. I suoi occhi si fissarono in quelli di Lumley. «Congelate o qualcosa di peggio?» «Che cosa intende dire?» bisbigliò Lumley. «Si spieghi una buona volta, maledizione, me lo dica!» «Signor Lumley», disse Tuki, «C'è qualcosa a Jerusalem Slot.» Ma fui io quello che vuotò il sacco alla fine, pronunciando la parola che mai mi sarei aspettato di dire. «Vampiri, signor Lumley. Jerusalem Slot è piena di vampiri. Immagino che le riuscirà difficile mandarla giù.» Mi fissava come se fossi diventato tutto verde. «Pazzi!» bisbigliò. «Siete due pazzi!» Poi si girò in là, si portò le mani ai lati della bocca e urlò con quanto fiato aveva. «Franci! Jenny!» Poi cercò di rimettersi in cammino. La neve gli arrivava all'orlo del bellissimo cappotto. Guardai Tuki. «Che cosa facciamo ora?» «Seguiamolo!» Tuki aveva i capelli incollati al cranio dalla neve e sembrava veramente un po' pazzo. «Io non me la sento di lasciarlo qui, Booth. E tu?» «No», risposi, «nemmeno io.» Così ci mettemmo ad arrancare nella neve di fianco a Lumley, come meglio era possibile. Ma lui continuava a guadagnare terreno. Aveva la sua giovinezza da spendere, capite? Apriva il sentiero passando attraverso la neve come un toro. La mia artrite cominciava a farsi sentire in modo drammatico e cominciavo a guardarmi le gambe, dicendo a me stesso: «Ancora un po', soltanto un altro poco, continua a camminare, maledizione, resisti!» E andai a urtare contro Tuki, che si era fermato a gambe larghe in mezzo alla neve. Stava a testa china e si premeva tutte e due le mani sul petto. «Tuki, ti senti male?» «No, no, niente», disse lui togliendo le mani di là. «Rimaniamo con lui, Booth, e quando non ne potrà più dovrà intendere ragione.» Superammo un'altura e giù in basso c'era Lumley, che cercava disperatamente altre orme. Povero uomo. Non aveva nessuna probabilità di trovarne. Il vento soffiava tesissimo nel punto dove lui si trovava e qualsiasi traccia sarebbe stata cancellata dopo 3 minuti, figuriamoci poi un paio d'ore. Sollevò la testa e ricominciò a urlare nella notte. «Franci! Jenny! Dio, dove siete?» E si udiva la disperazione nella sua voce, il terrore, e ispirava una gran compassione. La sola risposta che riceveva era il fragore da treno merci del vento. Sembrava quasi deriderlo, come se dicesse: «Le ho prese io e poi ho cancellato completamente le orme e per domattina le avrò congelate ben bene come 2 fragole nel freezer.» «Lumley!» Tuki cercò di farsi sentire al di sopra del vento. «Mi ascolti? Va bene che non crede ai vampiri e a cose del genere, ma creda almeno a questo. Lei sta peggiorando le cose così. Dobbiamo andare dallo...» E poi la risposta ci fu. Il mio cuore diventò gelido, come ghiaccio in una cisterna.
Jerry! Jerry! Sei tu! Lamley si girò di scatto a quel suono. Poi lei apparve, uscendo dall'ombra densa di un boschetto come uno spettro. Era una donna di città, si vedeva subito, e in quel momento mi sembrò la donna più bella che avessi mai visto. Provavo il bisogno di andare da lei e dirle quanto ero contento che fosse sana e salva. Indossava una specie di pesante indumento di lana verde, un poncio, credo si chiami. Le fluttuava attorno e i capelli neri sembravano scorrere nel vento rabbioso come fa l'acqua in un ruscello a dicembre, poco prima che il gelo dell'inverno la fermi e la blocchi. Forse mossi un passo verso di lei perché sentii la mano di Tuki sulla spalla, ruvida e calda. E tuttavia, come posso dire? Bramavo di andare da lei, così bruna e bella, con quel poncio che le svolazzava attorno al collo e alle spalle, così esotica e strana da far pensare a una bella donna uscita da una poesia di Walter de la Mea. «Jenny!» gridò Lamley. «Jenny!» e cominciò ad arrancare attraverso la neve per andare da lei, a braccia aperte. «No!» gridò Tuki. «No, Lamley!» Lui neppure si voltò, ma lei... sì... guardò verso di noi e sorrise, e in quell'istante sentì il mio desiderio, la mia brama trasformarsi in orrore gelido come la tomba, bianco e silenzioso come ossa in un sudario. Perfino dall'altura potevamo vedere il luccichio rosso e torvo di quegli occhi. Erano meno umani di quelli di un lupo, e quando lei sorrideva si vedeva come le si erano allungati i denti. Non era più un essere umano, era una cosa morta, tornata non si sa come alla vita in quella nera e urlante tempesta. Tuki si fece il segno della croce, fissandola. Lei si ritrasse e subito tornò a sorriderci. Eravamo troppo lontani e forse troppo atterriti. «Fermiamolo», bisbigliai. «Non possiamo farlo». «Troppo tardi, Booth», disse in tono truce Tuki. Lamley le era arrivato accanto. Sembrava egli stesso un fantasma ricoperto di neve com'era. Fece per abbracciarla e subito cominciò a urlare. Udrò quel suono nei miei sogni, quell'uomo che urlava come un bambino in preda a un incubo. Tentò di indietreggiare, ma le braccia di lei, lunghe, scoperte e candide come la neve, sbucarono all'improvviso per afferrarlo e attirarlo. La vidi piegare la testa da un lato, poi spingerla in avanti. «Booth!» disse con voce rauca Tuki. «Dobbiamo andarcene di qui!» E ci mettemmo a correre, a fuggire come topi, direbbe qualcuno, ma lo direbbe perché non era là quella notte. Fuggivamo indietro e all'ingiù, ricalcando il nostro stesso percorso, cadendo, rialzandoci, scivolando e slittando. Continuavo a guardare dietro di me per vedere se quella donna ci inseguisse con il suo sorriso infernale e i suoi occhi rossi. Ritornammo alla macchina e Tuki si piegò su se stesso, tenendosi il petto. «Tuki! Tuki!» dissi terribilmente preoccupato. «Che cosa?» «Il cuore!» mormorò lui. «E m'ha ridotto da più di 5 anni. Aiutami a salire, ma guida tu, Booth, e portaci via da qui più presto che puoi!» Passai un braccio sotto il suo giaccone e presi a trascinarlo. Come Dio volle, lo issai e lo sistemai sul sedile. Abbandonò la testa all'indietro e chiuse gli occhi. Aveva la pelle giallognola e cerea. Rifeci di corsa il giro del veicolo e per poco non andai a sbattere contro la bambina. Se ne stava là, accanto alla portiera del guidatore, una bimbetta con 2 treccine, che addosso non aveva altro che un vestitino giallo. «Signore», disse con voce acuta e chiara, dolce come la nebbia del mattino, «vuole aiutarmi a ritrovare la mia mamma? Se n'è andata e io ho tanto freddo!» «Cara», dissi, «cara, è meglio che sali in macchina, la tua mamma!» Mi interruppi. E se mai vi è stato un momento nella mia vita in cui sono stato lì lì per svenire, fu quello. Era ritta, là, capite? Ma era in piedi in cima alla neve e non c'erano orme in nessuna direzione. Lei mi fissò allora. La figlia di Lamley, Franci.
non poteva avere più di 7 anni e ne avrebbe avuti sempre 7, per un'eternità di notti. Il faccino era di un bianco cadaverico, gli occhi di un rosso argenteo, così profondi da poterci cadere dentro. E al di sotto della sua mascella potevo scorgere 2 forellini poco più grandi di punture di spillo, dagli orli orribilmente maciullati. Mi tese le braccia e sorrise. «Prendimi in braccio, signore», mormorò dolcemente. «Voglio darti un bacio, poi mi porterai dalla mamma». Non volevo, ma non potevo fare diversamente. Già mi protendevo in avanti, le braccia tese. Vedevo la sua bocca aprirsi, scorgevo le piccole zanne acute entro l'anello roseo delle sue labbra. Qualcosa le scivolava lungo il mento, qualcosa di liquido e di argenteo, e con un senso d'orrore vago, distante, confuso, mi rendevo conto che stava perdendo la bava. Le sue manine si serrarono intorno al mio collo. Io pensai: forse non sarà tanto tremendo, non tanto. Forse dopo un po' non sarà più così orribile. Quando qualcosa di nero volò fuori dall'auto di Tuki e colpì la bambina sul petto. Ci fu uno sbuffo di fumo dall'odore strano, un lampo che l'attimo dopo si era già spento, ed ecco che lei indietreggiava, sibilando. La sua faccia era contratta in una maschera volpina di furore, odio e sofferenza. L'istante dopo non era più là, era soltanto un contorto grumo di neve che conservava qualcosa della forma umana. Poi il vento lo disperse attraverso i campi. «Booth», bisbigliò Tuki, «fa presto, ora!» Mi mossi rapidamente, ma non tanto da non avere il tempo di raccattare quello che lui aveva scagliato contro quella bambina venuta dall'inferno. Era la Bibbia di sua madre. Questo accadeva diverso tempo fa. Sono un po' più vecchio ora e neppure allora ero un ragazzino. Herb Tuklander è morto 2 anni fa. Se n'è andato placidamente, una notte. Il bar c'è ancora, l'hanno rilevato un tale di Waterville e sua moglie, brave persone, che hanno mantenuto tutto più o meno com'era. Ma io non ci vado tanto spesso, non so, è diverso. Ora che Tuki non c'è più. Le cose a Jerusalem Slot continuano più o meno come sempre. Il giorno dopo lo sceriffo trovò la macchina di quell'Amli senza benzina e con la batteria scarica. Né Tuki né io dicemmo niente in proposito. A quale scopo? E di tanto in tanto un campeggiatore o un viandante scomparirà più o meno da quelle parti, su a Schoolyard Hill, o più in là, vicino al cimitero di Harmony Hill. Prima o poi si ritroverà lo zaino dello scomparso, oppure un libro tascabile, tutto gonfio e scolorito dalla pioggia e dalla neve, o qualche altra cosa del genere. Ma mai la persona. Faccio ancora brutti sogni su quella notte di tempesta in cui ci avventurammo fin là. Non tanto sulla donna, quanto sulla bambina. E sul modo come mi sorrideva mentre mi tendeva le braccia perché la prendessi in braccio, per potermi dare un bacio. Ma sono un vecchio io, e viene il momento in cui anche i sogni finiscono. Forse avrete occasione di viaggiare anche voi nel Maine meridionale un giorno o l'altro. È una zona piuttosto bella, indubbiamente, chissà. Forse vi capiterà perfino di fermarvi al bar di Tuki per bere qualcosa, un posticino simpatico. Gli hanno conservato anche il nome. Bevete pure, ma dopo. Il consiglio che vi do è di proseguire dritto verso nord. In ogni caso non imboccate la strada che passa da Jerusalem Slot, specialmente dopo il calar del buio. C'è una bambina che si aggira da quelle parti e credo stia ancora aspettando di dare il bacio della buonanotte.